Buonasera telespettatori di Fano TV, da Daniele Muflone. Oggi ci troviamo alla seconda edizione del Gran Galà della Casa del Ciclista. Ci troviamo qui al Torchio di Montefelcino perché la Casa del Ciclista anche questa volta ha invitato tutti i migliori clienti in una serata veramente magnifica. Benvenuti a tutti alla seconda edizione del Gran Galà, la Casa del Ciclista. Andiamo a vedere che cosa faremo questa sera. Innanzitutto passeremo una serata unica e divertente, nonostante le difficoltà che abbiamo riscontrato, perché qui con questo coronavirus purtroppo ci volevano impedire anche questa serata, ma questa è privata, quindi si può fare! E anche perché... quali altri negozi di bici porta a cena i loro clienti? E quindi la Casa del Ciclista è orgogliosa di questo. Premieremo i primi tre clienti che hanno speso di più nel 2019. Come la prima edizione, premieremo i primi tre clienti che si sono messi proprio nelle nostre mani. Ci sarà anche la poesia ormai del poeta e artista Tommaso Berloni. E in più sarete tutti su Fano TV perché oggi siete dei clienti VIP. Ma vediamo che cosa abbiamo fatto di nuovo nel 2020, perché nel 2019 abbiamo presentato la linea Muflone e i detergenti di miscela sportiva. Noi, come sapete, non ci dormiamo la notte e alla fine del 2019 è nato Oltre la Bici, il primo canale guida per il ciclista in onda su Fano TV e in onda su tutta la rete regionale. Oltre alla bici non poteva che mancare Officina da Garage, colui che vi aggiusta le bici, che lo invito a salire, il meccanico Stefano di Officina da Garage. Detto questo, buon appetito e ci vediamo dopo. Grazie. Siamo qui con Matteo, che è la seconda volta che partecipa, sì, al Gran Galà della Casa del Ciclista, e ora chiediamogli il perché frequenta la Casa del Ciclista e che problemi ti hanno anche risolto questi ragazzi. Allora, i problemi che mi ha risolto sono tanti, che a livello di componenti della bicicletta, ma soprattutto a livello fisico. E siamo contenti che siamo riusciti a farti avverare un sogno, cioè a andare a pedalare sia con la mountain bike come prima bicicletta, ma poi questa passione si è anche trasformata con la bicicletta da strada. Esatto. Ad oggi queste biciclette e i percorsi che stai facendo? Allora, con la mountain bike vado normalmente nelle Cesane, faccio qualche sentiero, Monte Paganuccio, così mi muovo comunque qua in zona. Con la bici da strada invece faccio percorsi di 100, 120, 150 km. Piano piano ho cominciato, il problema con questo problema che ho al ginocchio e alla gamba in generale, con Stefano, mi ha aiutato tanto col posizionamento delle tacchette, comunque nello stare in bicicletta, e io devo dire che mi trovo bene. Sono trovato molto bene, direi, quindi sono contento di avervi trovato appunto sulla strada
e di avermi fatto trovare una bici dove andare per strada e divertirmi un sacco. Ho un'assistenza fantastica, loro hanno una passione che trasmettono e una voglia di fare fantastica. Ci si trova bene, dai, è andata bene. Quando ti ho fatto la domanda a Emanuele, come va la bici? Ridimi quelle due parole. È uno spettacolo, è fuori di testa. Ci si trova subito bene, poi io appena l'ho vista mi sono innamorato, già solo esteticamente, poi portandola è stata una conferma, insomma, dell'efficienza anche, oltre che l'estetica. Quindi riconfermo la grande soddisfazione nell'acquisto. Mi sono sentito coccolato in questo senso, perché essere messo sulla bici con tutte le misure ad hoc, alla prima uscita mi sono trovato subito benissimo, non ho più modificato nulla praticamente. Siamo con Andrea da Calcinelli, parliamo delle ciclocross. E quindi Andrea, spiegaci come ci hai trovato e perché abbiamo anche scelto la tipologia di bicicletta e come l'abbiamo data questa bici. Allora, innanzitutto grazie dell'invito e un saluto a tutti. E come vi ho trovato? Sicuramente con i social, perché vedevo tutti i tuoi video simpaticissimi, mi sono trovato subito bene, perché bravissimi, competenza, poi tutto in generale come viene trattato il cliente, proprio viene messo a suo agio all'interno dell'ufficio, viene lasciato il preventivo scritto, ti torni a casa, puoi guardare, puoi leggerlo e poi dopo puoi decidere sicuramente la cosa migliore che per te. Al momento della scelta della bicicletta sono state prese tutte le misure e quella sicuramente è una cosa molto importante, perché cambia da ogni disciplina, no? E mi sto trovando molto bene, sicuramente anche la bicicletta stessa è un'altra cosa rispetto alla bicicletta strada, perché affronti anche altre strade, altri percorsi, quindi sicuramente è una bella avventura. Poi il ciclocross è veramente, guarda, è un peccato che non sei in zona, guarda, veramente. Grazie mille, buon proseguimento di serata e ci vediamo noi alla prossima. Ciao. Franco, questa è la tua seconda edizione, quante biciclette hai comprato? Perché io veramente ho perso il conto. Siamo arrivati alla numero 4. Quindi ad oggi hai una bicicletta da marathon e in più hai anche l'Orbea da trail. Da trail, esatto, cioè, quindi una marathon e una trail, esatto. Quindi a secondo del percorso che scegliamo in giornata decidiamo quale bicicletta prendere. Te lo sai che sei molto invidiato per questa cosa dei nostri amici che ci guardano da casa, perché avere la possibilità di avere due biciclette e, come hai detto te, in base al percorso che vuoi fare, non è da tutti, non è. Come mai hai scelto sempre noi e perché? Beh, è stata la prima scelta in quel periodo che eravate a Lausanne. Volevo, come dire, intensificare la mia frequenza sulle biciclette. Ho colto quell'occasione di avervi visto lì e poi c'è stata subito, come dire, empatia. Io sono uno molto che si affida, come dire, al rapporto interpersonale, poi quando prendo fiducia in un gruppo di persone difficilmente cambio idea, a meno che succeda qualcosa di straordinario, ma fino adesso posso dire soltanto di essere molto soddisfatto del servizio ottenuto. E a parte della meccanica, diciamo officina da garage, Stefano, come ti trovi? Stefano è un grande, ogni volta che c'è una piccola problematica io mi carico la mia bicicletta o l'una o l'altra, a Fano prendo parte, arrivo a Ghilardino e c'è sempre Stefano disponibile a trovarti una soluzione. La maggior parte delle volte poi sempre anche all'ultimo momento, quindi non posso dire altro che bene anche di Stefano ovviamente. L'ultimo momento, perché come noi diciamo a tutti, telefonate, prendete appuntamento, perché purtroppo siamo pieni di lavoro e per fare tutti i lavori, raccogliere tutte le vostre esigenze, bisogna anche organizzarsi bene. Ovviamente, infatti è la mia abitudine giustamente telefonare prima di partire, in maniera che so praticamente se Stefano è disponibile o meno a effettuare il servizio necessario.
Siamo con Attilio. Mi fa strano intervistare una persona che mi ha visto nascere, no? Perché siamo anche vicini di casa, e pensare che questo sport ci ha fatto riscoprire dopo tanto tempo uno l'opposto all'altro, cioè che sei tu che ti servi da noi. Invece prima eri tu che venivi a lavorare da me, no? Infatti sia io che Stefano siamo stati tuoi dipendenti alla Uniaire di Sterpeti, e proprio lì dove ci hai visto anche te crescere la nostra gran passione. Attilio ha comprato da noi quest'anno la prima bicicletta, una prima e-bike, perché te, diciamo, da quant'è che vai in bici? Sembri grande, ma è da poco che vai in bici, perché sei un giovanotto. Sono tre anni e sono partito con una bici, una 26, poi sono passato alla 27 e mezzo, ma adesso con la 29 è tutta un'altra cosa. Poi una gran bicicletta, sono contento di averla acquistata, è proprio una sicurezza non indifferente. Infatti ha fatto la prima Wild FS che è arrivata, lo dico, in Italia, perché l'avevamo prenotata da tempo, ti abbiamo preso anche le misure, ti ricordi quanto abbiamo ragionato per vedere che taglia ti occorreva, perché la taglia è anche molto importante, specie per i chilometri che uno fa. Come stai ad oggi in posizione in sella? La posizione benissimo, proprio mi trovo anche nelle discese, è una cosa, e poi la bicicletta è fantastica, in discesa non c'è, ti dà una sicurezza enorme, guarda. Grazie per avermi consigliato questa bicicletta. Con Neil alla tua prima edizione della Casa del Ciclista, com'è andata la serata? Molto bene, il mangiare era veramente ottimo, cuochi veramente complimenti, mi è piaciuto molto. Ottimo, Neil è una, come potete ben vedere, un ragazzo giovane, una, il futuro, una promessa, diciamo. Come a lui abbiamo anche diversi ragazzi presenti qua al Gran Galà della Casa del Ciclista, perché anche loro per crescere hanno bisogno di consigli che riusciamo a dare, grazie a questo anche alla nostra esperienza che abbiamo avuto in Coppa del Mondo. Tu che corri e fai la disciplina di enduro, come ti trovi presso la nostra officina? Con voi mi trovo veramente bene, perché siete sempre disposti ad aiutarmi, mi avete sempre aiutato quando avevo bisogno. Neil, praticando enduro, la disciplina che si pedala leggermente in salita ma poi si va in discesa, e questo dico, invito i telespettatori di Fano TV di andare a vedere sul programma Oltre la Bici qual è la disciplina dell'enduro, oltre anche a tutte queste sciccherie della meccanica e delle messe a punto per la tua bicicletta. Quanti consigli riesci a strappare anche per migliorare il tuo tempo in gara? Sempre pedalare e, mi raccomando, guidare bene, come dice sempre Stefano, non sbaglia mai. Infatti farsi prendere dall'emozione può creare quell'errore che ti fa cadere e ti fa perdere dei secondi. Ciclista, ho trovato tantissima professionalità e tantissima soprattutto gentilezza, e ti cercano di aiutare in ogni modo, e poi c'è il mio mitico Stefano, che ogni problema che ho lo chiamo in qualsiasi ora, lui è sempre reperibile e mi aggiusta qualsiasi cosa. La garanzia come funziona da noi? Come ti sei trovato? Allora, da voi come garanzia mi sono trovato veramente bene, perché appena ho visto che c'era questo problema ho subito contattato la Casa del Ciclista, Daniele Muflone, e ho riportato i pezzi indietro, che erano due cerchi che non mi tallonavano bene per il tubeless, e in pochi giorni li hanno rispediti alla casa dove sono stati presi, e hanno fatto subito l'accredito nel conto, e ho scelto cerchi di altra gamma,
che adesso sono veramente una bomba. Ci troviamo con Christian, il babbo di Neil, uno dei ragazzini che oggi è qua alla Casa del Ciclista. Ormai è da tanto tempo che frequenti la Casa del Ciclista. Tu hai tanta pazienza perché hai un figlio, diciamo, adolescente che corre, e per far affrontare questi obiettivi ai figli si fa di tutto. Sicuramente si fa di tutto, ma lo si fa con piacere, anche se poi ogni tanto c'è una qualche punta di rabbia perché ti fanno casini, però sono contento e sempre trattato bene lui da Stefano. Infatti quando ci sono dei casini, te per lasciare il problema chiami alla Casa del Ciclista e Stefano te lo risolve. Quanti problemi vi ha risolto? È sempre un risolvere il problema, perché comunque ce n'è sempre una. Una volta è rotto questo, una volta è quello, cosa ti compro, voglio cambiare quest'altro, e siamo sempre soddisfatti con quello che troviamo a Casa del Ciclista. Andiamo a vedere chi sono i tre migliori clienti che oggi verranno premiati. Il terzo che sale sul podio lo mandiamo a mangiare con un cofanetto della Boscolo. Ma andiamo a vedere chi sono i tre vincitori e chi è la persona che è arrivato al terzo posto. Signori e signori, Franco Rovinelli! Si è emozionato che ha buttato giù anche la sedia, eh? Franco, per chi non lo sapesse, senti che italiano, allora per chi non lo sapesse, ha fatto anche l'intervista e giustamente mi ha ricordato che lui ha comprato 4 biciclette da noi, cioè noi siamo aperti in 6 anni, quindi una all'anno, ok? Franco, prego, da Arianna la puoi anche baciare, perché poi è alta anche come te, quindi va benissimo, eh? E un applauso ancora per Franco! Tu che sei qui, gli altri si sentono poveri? No. A parte gli scherzi. E ora andiamo e ci avviciniamo a chi è il primo, ma prima di vedere chi è al primo posto, stai qui, il podio si vede che non è mai gareggiato, fino alla fine. Al secondo posto c'è Daniele Bartolacci! Per il secondo anno consecutivo, purtroppo, vi dico purtroppo, perché ha avuto un furto in casa e quindi è stato obbligato a riacquistare la bicicletta, ok? Ma questo va bene. Per te Eleonora, con un buono viaggio di senza di lei, con un buono viaggio di 3 notti per 2 persone su oltre 2000 hotel. Porta la bici con te che ti fa frega. Bene. Bravo. Ed ora vediamo invece chi è al primo posto, colui che ha speso più di tutti nel 2019. Oh. Attilio Toccacieli. Ho visto già qualcuno che so anche chi è il quarto, chi è il quinto, pensavano che erano loro, ma in realtà per poco. Io ne ho comprato una, l'una ho comprato 3. No, sei nel mezzo, sei nel mezzo. Sei. Prego Arianna, anche per Attilio un buono per 3 notti per 2 persone, fammi leggere che non mi ricordo, per 2 persone. In oltre 2000 hotel, uno alla volta. Facciamo la foto di gruppo, invito anche Stefano. Sa la calma? Sa il bicchierino di vino?
Invito anche Stefano a salire sul podio, avviciniamoci. Signori e signori, i più ricchi della casa del ciclista. Grazie a voi, prego. Per noi questa sera, signori e signori, il poeta artista Tommaso Berloni. E un'altra, il lavoro doppio, quanto costa questa? Chi ascolta meno. Si intitola El peggior client. Oh Madonna. Buonasera, oh cari mia. Arsoma che sa na poesia, per cerché de fè capì, quan qualcun pol ferà bì. Farà bì a chesa la moi, farà bì anca mai fioi. Farabi ma qui del team, farabi su Amont Felcin, farabi le associazioni, anche le televisioni. Ma de certo, e questo è il bel, farabi anche mal fratello. Stefano disperete, vien da me, tutta bacchiete, e mi dice, ne pos più, per favore aiutami tu. I dig, Stefano, mo sa chi lei, per favore, fan capi mei. Tut confuse e arrabite, mi risponde mesavilite, io la io so un cert parent, e il conosci certamente. Quando arriva la mattina, già mi trova all'officina, ma del resto, per niente al lavoro, sta distante, un po' ci vuole, entra a mezzo in su una kit, e dormendo sent che mi dice, la bici è del camion, è da lavare. Io il manderia subito a cagare. Che nervoso quando fa da sci, mi rovina già il lundì. Ma la roba più bella è la parcheggia tla canella. Sai toc de malta piccicheta, poi ne la dà una sciacqueta. Io arrivo presto per fan de più, per pu fè quel che un fa lu. Co ce vu fè? Mincia la valla. I voi ben, ma sta gran palla. L'asciut tutta per ben, un'ucchietta i dag mai fren, i registri il cambio pena, un po' d'oli la catena, la fagnit tutta brillante, sa un pan, sa lucidante, i controlli sospension, l'armetti in esposizione. Finalmente comincia il lavoro, mo in passetta già d'ore. Arrivante il mes la smena, vecchio come una putena, comincia a fè chi su risin, gira intorno, me vien vicin, fino a quanto prima de sera, e che dico c'ha da vera. Ho comperato certi freni, me li monti per domani. Ma tanto il vedi c'ho da fè, d'là e tut bici da me de, fa tardi tutte le sere, era luna anche ieri. E mentre parle mi dici, tieni, e mi dat le mani freni. Daniele, sia un macelle, però sia anche a mio fratello, te vuoi ben coccio da fè, chiap le bike, comincia a smontè, me trattengo un po' di più, e prima giorni i freni in su. Mo ancora è sul giudì, co ci avrà domanda di? Me dà da fè, cur me sbat, mo sa che la trince combat. La notte è venuta in mente che la bici lui la sente. E perché? E per com? E che artrovo do cupertone, appoggetti del bancone. El saprà che al venerdì i clienti in tutti i machi. E regola i freni e muove la sella, e ma chi registra la forcella, e cambi il nastro e la catena, e la pasticca e manca frena, e mette il liquid, sgrassa i disc, stringi i raggi, ma non capisci, do trova il coraggio, insomma, ad inde cambia la gomma. E quindi co vuffè, l'ho dovuta contentè, mo del resto lui è il socmia, senza lui i confaria.
Mo Stefano, lascia gì, e ni pudi sempre sì, e peggio di monei, vria sapè proprio cum fei, e sal caso resistiria, do svarghetti daria. Tommaso, tu hai da capì che il cliente fa taxi, tante volte è un presidente, vol capivo mo non capisci niente, per quant'è meticolose, port vente anche a palose, e anche se rompi coglion, purtroppo, c'ha sempre ragione. Ecco come fo coraggio. A resista, ecco come fag. So convinto che veramente lui è il peggiore di cliente. Grazie ragazzi. Non è ancora finita perché se abbiamo premiato i migliori è giusto che premiamo anche i peggiori. Questa era la festa che io organizzavo, no? Che comunque a proposito c'è da Montepedel che domenica al bar. Quindi l'abbiamo, no? Beh, certo. Un ringraziamento anche a Rama che ha contribuito alle idee. Costa troppo, c'è la crisi. Una tromaia russa. Vediamo un po' se calza bene. Da ammirare che abbiamo anche stretto lo stemma. Abbiamo anche stretto lo stemma, meno 30 kg. 36, scusate. Sempre sborone, non cambia mai. Oh, fa la riva. Oh, bravissimo. Mi raccomando, non imitatelo, perché veramente. Serata stupenda, bellissima, emozionante. Eravamo 80 clienti, qualcuno purtroppo non è potuto partecipare, ma è stata una serata che anche a loro gli ha toccato un qualcosa di diverso, perché essendo il primo negozio che porta a cena i clienti che spendono una determinata cifra che viene poi decisa durante l'anno, tutti i clienti sono stati benissimo, anzi sono stati veramente molto contenti perché finalmente vedono che qualcuno li premia, qualcuno che li apprezza, quindi sono coccolati, si sono trovati bene. È stata anche emozionante la presentazione della nuova gamma 2020, già disponibile presso la casa del ciclista. È stato anche molto bello la sorpresa che mi ha fatto Stefano di Officina da Garage, e lo ringrazio insieme ad alcuni complici clienti, oltre che la poesia anche la maglia del cliente peggiore, purtroppo sono io il peggior cliente di mio fratello. È stata una serata emozionante. Ancora già da domani si parlerà di questa serata perché è stata veramente bella, tutti si sono divertiti, un grazie a tutti e ci vediamo al prossimo anno al terzo Gran Galà della Casa del Ciclista.